Salve a tutti Nintendari e bentornati su Nintendari sul tubo. Oggi un video molto speciale perché oggi succede qualcosa di molto speciale. Infatti oggi esce il nuovo album di Caparezza, ovvero Prisoner 709. E per festeggiare l'evento oggi vi porterò una bella top 5. La top 5 sui 5 possibili Pokémon che Caparezza potrebbe possedere, potrebbe avere se fosse un Poké allenatore. In questa top in particolare vi farò vedere la classifica, per l'appunto vi parlerò anche in parte delle canzoni e del loro significato. Quindi se non vi piace questo genere di video e non vi piace Caparezza o i Pokémon, non continuate a vedere questo video. Quindi per il resto, buona visione. Mosaica è il penultimo album che Caparezza ha rilasciato. E in questo album ci sono canzoni che io particolarmente amo, da cui avrai ragione tu. Non me lo posso permettere. Tre figli d'arte. E compro oro, e compro oro, ne sono ingordo, come il traffico dell'ingordo. Ogni crimine ha un indotto che io trasformo in un lingotto. Così via. Ma tra queste ce n'è una che in particolare i fan hanno amato, ovvero Mika Van Gogh. Una canzone che riesce a confrontare due epoche diverse, quindi l'epoca del periodo di Van Gogh e l'epoca odierna. In particolare Caparezza con questo pezzo vuole difendere il suo beniamino Van Gogh. E nel mondo dei Pokémon c'era un Pokémon solo che secondo me poteva essere adatto per essere messo in questa classifica riguardo al mondo dell'arte, se possiamo definirlo tale, ovvero Smeargle. Smeargle è il Pokémon pittore che infatti assomiglia un po' al nostro caro Van Gogh, solo che gli mancava qualche dettaglio, un recolor generale. Esatto, questo recolor, esatto. Infatti possiamo notare che ho cambiato solo il colore del cappello, infatti l'ho reso blu, e ho modificato il colore delle sue macchie rendendole arancioni, cercando un po' di imitare il colore della barba di Van Gogh. Alla medaglia di legno troviamo X-Hector from Alola, e l'ho scelto per un motivo abbastanza banale che vi spiego così in due parole, così passiamo subito alla terza posizione. Infatti X-Hector from Alola è stato scelto per un motivo ben preciso, infatti assomiglia molto alla pianta che è presente nell'album Mosaica e praticamente è molto somigliante, a parte per l'acconciatore. Quindi tadan, io ho fatto una bella capigliatura alla capa. Siete pronti? Non è ancora finito il video e siamo già due Pokémon fantastici, quindi passiamo alla medaglia di bronzo. La quarta gen è una delle migliori generazioni, e lo dicono molti dei fan ovviamente, incluso me. Ma sapete perché adoro anche la quarta gen? Semplice, perché ha introdotto delle evoluzioni di Pokémon che già erano belli in prima e che avevamo bisogno di un rimodernamento, diciamo. Un esempio sono Electabuzz e Magma. O un esempio più chiaro e diretto è Tangrowth, l'evoluzione di Tangela. Ovviamente è banale la riferenza a Caparezza per il ciuffo barra radici barra seppie barra tentacoli che ha attorno alla propria testa, ma ho dovuto abbellirlo un po' di più perché mi piace photoshoppare le cose, quindi l'ho reso così com'è, guardatelo. Oh, non vedete? Ho aggiunto praticamente dell'ortica, sì, 3 foglie di ortica e basta, esatto. E vi chiedete perché l'ortica? Vabbè,
è una citazione a una delle canzoni più famose del suo secondo album, ovvero La legge dell'ortica, in cui dice che a lui piace stuzzicare la gente, gli piace farla arrabbiare, infatti lui è un'ortica, fa irritare le persone. E questo credo che sia una delle migliori canzoni di Capa, secondo il mio modesto parere. Questo era Tangrowth, Pokémon di quarta generazione. Passiamo alla medaglia d'argento. Siamo alla seconda posizione e qui troviamo una bellissima mega evoluzione, ovvero Mega Ampharos. Vi chiedete perché è proprio Mega Ampharos? Perché ricorda molto le super evoluzioni che sono degli ovini. E quindi se io penso ovini e io penso a Capa, c'è solo una canzone a cui posso pensare, ovvero Il dito medio di Galileo, una canzone nella quale fa molta critica sociale alla Chiesa e al suo passato che cerca di nascondere tuttora. Ovviamente Mega Ampharos, che tutti noi conosciamo, non è adatto a far parte di un team come quello di Capa. E infatti l'ho modificato, infatti possiamo vedere che ha la cannagione rosa, ha qualche tatuaggio, diciamo, con un bel dito medio e la scritta Caparezza sotto, e tiene un libro in mano, fonte di conoscenza e di sapienza. Siamo arrivati alla seconda posizione, l'abbiamo finita e passiamo direttamente alla prima, il miglior Pokémon che secondo me si merita di stare al podio. Via! Il Pokémon alla prima posizione è Buffalant. Non solo ha la stessa capigliatura di Caparezza, ma c'è una canzone dedicata solo ai tori, ovvero dalla parte del toro. E in questa canzone si fa una critica sociale alla struttura, una struttura politica simile a quella della monarchia, in cui c'è uno solo che regna, in cui c'è solo uno che ha il potere. E quindi per rendere giustizia alla canzone, eccovi Buffalant, versione K. Potete notare ovviamente il sangue che scorre nelle sue corna, potete notare il cappello del torero che è stato rubato dallo stesso toro per farsene suo, e quindi per guidare un nuovo tipo di rivoluzione, può essere anche proletaria, una rivoluzione di tutto il popolo. E poi possiamo notare i bellissimi colori che sono presi direttamente dall'abbigliamento che Caparezza aveva nel video stesso, quindi ho fatto del mio meglio, e questo secondo me è il Pokémon che è venuto meglio da tutti quelli che avete appena visto. Spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo di lasciare un bel mi piace per supportare il canale e di condividere il video per farlo arrivare anche a più fanatici di Caparezza e di Pokémon. Prima di concludere il video voglio dirvi un'ultima cosa. Questo video, diciamo che è in collaborazione con il canale Matt Phoenix, di cui vi lascerò il link in descrizione, e il video che ho fatto con lui nelle schede. Il video in questione sarà una battaglia tra lui e Caparezza, ovviamente il team gli ho consigliato io, e l'artwork e la musica le musiche gli ho passate io. Quindi passate a vedere anche quel video perché secondo me è una figata. Quindi questo video è tutto, io vi saluto e ciao!